Allora, inizio a schiacciare delle olive verde per poterle indolcire poi nell'acqua per una settimana qualcosa, cambiando l'acqua 3 volte al giorno. Adesso le schiaccio, poi le metto in acqua, le risciacquo e poi comincio a mettere l'acqua, le metto dentro un pezzettino di limone per tenere colore e poi 3 volte al giorno cambio l'acqua, acqua fresca, finché non sono dolce. Quando sono un pochino dolce, appena, comincio a mettere il sale, le metto in sale per un po' di giorni. Se vedo che sono ancora amari, butto l'acqua col sale e rimetto di nuovo l'acqua col sale finché non sono dolci. E ci vorrà sempre una decina di giorni. Dopodiché le tolgo dall'acqua salata, le metto 2-3 cucchiaie di aceto e in modo che fissa il colore, le tiro fuori, le asciugo bene, le metto nell'olio con i condimenti di aglio, origano e olio e si chiudono nei vasetti che si mangiano durante l'anno. Mi spiegavi che il colpo deve essere uno perché... Sì. Perché? Non è bisogno esagerare perché si frantumano. Colpetto secco per vedere che si aprono leggermente, perché altrimenti non ne indolciscono mai. E qualcuna si apre, non è importante. Adesso qui aggiungiamo l'acqua. Adesso aggiungiamo l'acqua, lo sciacquiamo un po' e poi le mettiamo coperti con l'acqua e le teniamo in qualche parte da poter cambiare l'acqua anche 3 volte al giorno, anche 2-3. Ci mette un piatto sopra, un qualcosa per tenerle sotto l'acqua, perché sennò galleggia. Allora, vi dico ancora una cosa, siccome le olive schiacciandole schizzano un po', allora io metto un panno bianco o colorato, purché sia pulito, 3-4, in modo che come schizza se ne va nel panno che poi lo butto via. E fai in modo che per non farle schizzare addosso oppure intorno. Bisogna sapersi aranciare. Ho messo qua schiacciato 4 kg di olive. Adesso le metto l'acqua appena tiepida per la prima volta. La faccio fare bene. Ne faccio uscire un po' che esce un po' l'amaro. Ma è proprio tiepida. Adesso che sono già coperte, basta, metto un po' di limone per mantenere il colore. E metto un piattino sopra e le tengo sotto.
le metto un piattino sopra e verso sera cambio l'acqua e cambio 2-3 volte al giorno. Finché non diventano dolci. Allora vi faccio vedere come sono le olive dopo 8 giorni messe nell'acqua cambiata 2-3 volte al giorno. Adesso questo cambio qui, che sono leggermente più dolce, faccio questo cambio di acqua e poi comincio a mettere il sale. E sono rimaste leggermente, cioè abbastanza chiare, perché all'inizio ho messo il limone, ho messo mezzo limone che contiene, che lascia il color chiaro, perché altrimenti piano piano scuriscono con l'acqua. Adesso faccio il cambio d'acqua. L'acqua la metti sempre fredda? Sempre fredda. Freddissima l'acqua adesso. Sono molto belli di colore, perché di solito vengono scuri, ma mettendo un po' di limone rimangono belle chiare. Adesso così le lascio qui e metto una bella manciata di sale grosso. Adesso continuo a mettere per 2-3 giorni. Se vedo che non sono dolci, allora butto là, vedi, metto una bella manciata di sale e così l'acqua si mantiene anche fino a domani. Domani vedo se sono dolce, faccio ancora un cambio con acqua pulita e sale. Se sono già belle dolce, allora non le faccio più. Però adesso per 2-3 giorni devo tenerle finché si prendono di sale. Ok, chiudo così e le lasciamo fino a domani. Domani vediamo se sono abbastanza dolci o no. Ok, allora adesso scoliamo un po' queste olive qui. Dopo 13 giorni che sono state messe nell'acqua fresca, 3 volte al giorno di cambio, adesso è 3 giorni che sono con l'acqua col sale. Adesso metto un paio di cucchiai di aceto. Oltre all'aceto, ad ogni cambio d'acqua, almeno una volta al giorno, ho messo una fetta di limone per far rimanere il colore delle olive. Adesso do una girata, le scolo bene, tolgo tutto, le scolo con la pasta e non ci stanno più. Come si vede sono rimaste belle anche di colore, non sono diventati neri. Adesso le metto su un canovaccio affinché scola completamente l'acqua. Ce n'è ancora un po'. Finisco. Le tampono un po' e aspetto un'ora almeno che finisce di scolare l'acqua completamente. Li asciugo un po'.
Tra un'ora riprendo e faccio e continuo a condirle con origano, aglio e una foglia d'alloro. Le metto dentro i vasi e le copro di olio. Ok, allora riprendo le olive, le metto in un contenitore. Sono bellissime perché ancora non ho messo né olio né niente, sono lucide, come se fossero state unte di olio, ma sono molto belle venute. Sono contenta. Dopo di averle asciugato bene con due strofinacci, sono bagnati tutti e due. Adesso comincio a contirle, metto dell'aglio grossolanamente, così qualcuno quando lo trova lo butta via, solamente per profumarli. Metto dell'origano, questo origano viene dalla Sicilia, è profumatissimo. Metto un po' di peperoncino, lo vado a aprire, quello macinato grossolanamente. Ne metto pochissimo. Dopodiché metto l'olio, sempre olio d'oliva. Così si prendono tutte di olio. Quando si mettono nei vasetti, si toccano uno con l'altro che sono già unte di olio. Rimescolo bene. Metto una foglia d'alloro in tutti i vasi che così profumano. Faccio questo lavoro fino alla fine. Adesso saluto. Allora, ci vuole. E con questo vi saluto tutti. Ciao!